L'archivio storico del comune di Modena è un luogo ricco di fascino e storia, uno dei pochi archivi storici di grande tradizione la cui parte più antica non sia stata depositata nell'archivio di Stato competente. Da fine Ottocento ha sede nel Palazzo dei Musei, dopo essere stato ospitato nei secoli, prima nella Torre Ghirlandina, poi nel Palazzo Comunale. Le sale conservano gli atti riferiti all'attività politico-amministrativa del comune di Modena dalla sua nascita ai giorni nostri, oltre ad altre testimonianze sulla storia della comunità, tra cui mappe come quella del Bocca Badati del 1684 e il censimento napoleonico della cittadinanza. Tra i documenti più antichi, custoditi nella camera segreta, la copia originale della Pace di Costanza, 1183, con la quale le città aderenti alla Lega Lombarda, tra cui Modena, ottengono dall'impero l'autonomia comunale, i codici statutari del comune e gli statuti medievali delle arti e mestieri riccamente miniati. Inoltre, opere letterarie e testi autografi di personaggi illustri, come La secchia rapita di Alessandro Tassoni, le cronache di Spaccini, Rovatti, Sossai, che ripercorrono con dovizia di particolari e un incredibile apparato iconografico fatti salienti della comunità modenese dal XV alla metà del XIX secolo. Nella sala sesta dell'archivio sono conservati, tra gli altri, i libri contabili del Massarolo antico, il Fondo Miscellanea di Ragioneria, il Magistrato di Sanità. Nel mobile centrale ottocentesco, la serie quasi ininterrotta dei registri delle deliberazioni consiliari a partire dal XIV secolo, le cosiddette vacchette, e i registri di stato civile. L'archivio è dotato di inventari e banche dati informatizzate, di una sala studio presso cui effettuare ricerche individuali e offre assistenza e consulenza gratuite. Studiosi di tutto il mondo, docenti e studenti universitari, esperti di varie discipline, ogni anno svolgono centinaia di ricerche sul patrimonio conservato nell'archivio. Ma non solo conservazione di documenti, l'archivio organizza attività didattiche, visite guidate, mostre tematiche, eventi artistici e musicali, reading letterari. Iniziative rivolte ad un ampio pubblico che caratterizzano l'istituto anche per la sua vivace proposta culturale.